In 5 mesi non è stato fatto nulla, neanche le opere che lui aveva iniziato dovevano essere terminate. Parla di situazione di stallo, l'ex sindaco Salvatore Bottone, e di città prese in giro perché chi sapeva di problemi legati alla candidabilità di Gambino ha taciuto. Una pagina nera che Pagani non meritava, dice. Negativo sotto tutti i punti di vista, anche da un punto di vista morale, per quello che ci hanno portato, perché in tanti sapevano di questa situazione e hanno fatto in modo che il sindaco si candidasse e quindi si portasse avanti una situazione così brutta per la comunità. Rasentano proprio l'illegalità su tanti atti che hanno messo in campo, però io, siccome ho subito da parte loro ogni giorno queste denunce, queste accuse, allora non volevamo fare amministrare, volevamo fare in modo che Pagani veramente avesse un'amministrazione seria, ma purtroppo qui c'è grande, tanta delusione e si legge sui volti dei nostri cittadini, anche della stessa parte che ha sostenuto quella coalizione alle elezioni. Anche lì sono scoraggiati e sono sfiduciati perché sono stati presi in giro per l'ennesima volta. Girare un po' con la città, vedere strade sporche, erba dappertutto, vedere ancora una volta le opere che dovevano essere completate, basta vedere le rotatorie che sono lì come le avevamo lasciate, basta vedere il varco qui su Via Guerritore, su Vasca Pignatare, ancora lì fermo. La caserma dei Vigili urbani non è stato ancora fatto il trasferimento.